Allora, siamo con la nostra piccola Mo, che deve riattivare il gigante. Voi mi state triggerando volutamente. Io mi sento molto triggerata in questo momento. Mi state volutamente triggerando. Siete delle orribili persone. L'Emilia Romagna è Balto. So solo quello che non è. La terra non è un disco poggiato su quattro elefanti in piedi su una tartaruga. Sento delle vibes di Stephen King in questo discorso della tartaruga. Non lo so, ma ultimamente cos'è? La gara chi mi fa indignare di più? Cioè, ieri siete... C'è Gin che è partito con la pasta con la maionese. E già pensavo di essere al mio massimo trigger. No, probabilmente la pasta con la maionese e il ketchup sulla pizza è ancora al mio massimo trigger. No, credo che... No, credo che sia ancora al massimo quello, effettivamente. No, le problematiche geografiche non possono superare la pasta con la maionese. No, dovevo spostarmi, cacchio, questo è difficile. Voglio dimenticare. Mi fa piacere, Double. Ma succederà? No, non suona affatto creepy e non ti preoccupare, succederà, perché tanto mo che appunto stanno ripartendo. Ma zio banano, sono stupida. Mo che stanno ripartendo le fiere, di sicuro ci sarà occasione. E io me le giro. Tra l'altro al Modena Play, raga, ci sono tutti e tre i giorni. Se non sbaglio è 3, 4, 5 settembre. Quindi per chi ama il gioco di ruolo, ci si vede al Modena Play. Mi fa molto paura questa cosa. Niente, sono babba. Questo è proprio difficile. Non lo so se abbiamo lo stand al play, sai? Non lo so. Vabbè, ma ci sta, Mark. Non penso che tu te le possa far tutte. Faccio fatica io a farle tutte. Rimini è una città fantasma. Ma... Ah! La tartaruga che porta sulla schiena quattro elefanti che sorreggono il mondo, piattona la letteratura, è di Terry Pratchett. Ci ha scritto una trentina di libri sopra, non c'entra nulla con la tartaruga di King. Ah, non sapevo. Comunque ce l'hanno tutti con questa storia della tartaruga. Penso anche a Michael End, che ha scritto La storia infinita, famosa la sua Mork, la tartaruga millenaria. Ma non c'è modo, non sono abbastanza veloce. Ma forse devo saltare, secondo me devo saltare. Se no non è lì devo saltare giù, secondo me. Non vorrei disturbarti in fiera. Ma va, ma non mi disturbi assolutamente. No, ma ci mancherebbe. Raga, sono lì apposta. Ci vado apposta io in fiera per incontrarvi. Ve lo dico sempre, non dovete aver paura di disturbarmi alle fiere. Ci vado apposta. Cioè, è quello il mio scopo? Incontrarmi? Perché sennò non è che abbiamo molti... No! Molti altri modi. Sono esaurita, mi sto parlando, urli. Disumani. Urla disumani. Io non mi presenterò mai alle fiere. Beh, dopo aver detto che mangi la pasta con la maionese, sì, io fossi in te direi che... Direi ciao, sono Pinco Pallo. Ah, mi spiace. Keria, come mai... Sei incasinato col lavoro? Ah,
Madonna. Ok. Quindi basta, l'ho riattivata. È funzionante ora. Ah, però devo arrivare dall'altra parte. Come faccio? Ciao Ethereal. Grazie per i 7. Bentornato Ethereal. Ok, forse ce l'ho fatta. Mi sa che ci siamo. Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Pump it up. You don't pump it up. Sì, Render, in realtà sì. Più che come trio, con il gruppo donnine, Render. Ma vedrete. Non solo con loro due, ma anche con tante altre. You will see. Se me la vedresti una rendita giornaliera di 55 centesimi al giorno senza fare nulla? Sono veramente euforica, Miki. Parlamene di più. Parlamene di più, scusami. Dimmene di più. Non era italiano, parlamene di più. Forse sì. Forse era italiano, ma suonava male. A dopo, Maverick. No, parlamene di più credo sia effettivamente italiano. Credo si possa usare, ma, no, ma suona molto male, quindi no. Dimmi di più. Suona decisamente meglio. Vai, e questa è fatta. Andiamo ad attivarlo. Ah, si usa, parlamene. Al centro si usa. Elon Musk? Elon? Cos'è Elon Musk? Una parodia. Dillo, amici. Oh, l'ho portato, Oriente Willow Wisp, meraviglioso. Primo capitolo mi è piaciuto di più, però anche il secondo, stupendo, pianto un sacco. Bellissimo. Ma in che senso, Mickey? Cioè, Elon Musk mi fa guadagnare 55 centesimi al giorno senza fare nulla? In che modo? Try harder. Again. Oh, perché non si accende? Questo gigante è addormentato. Oh. Again. Raga, c'è un gigante che non si vuole svegliare. Grande Forge Lord. Sono contentissima per te. Bellissimo PGI, Ian. Oh. Dai, forse si è svegliato. Oh, bravo così. Bravo, vai. That old hag and her stupid dove. She knew you needed to get here as fast as possible. How could you let her distract you like that? Amda almost died because of your sentimentality. And Afla is as good as dead. Tutti i sensi di colpa di Mo. Prova a salvare Afla, forse non l'hai ancora deluso.
non riesco davvero a capire il senso di colpa di Mo. A cosa è dovuto? Ma mi sa che devo andare dall'altra parte però. Ma forse devo fare il giro per uscire. Forse devo salire. No, qui è chiuso. È molto bella la grafica di questo gioco, sì. Bentornato, Mau. Non credo di poter uscire da qui, però. No. Devo fare il giro dall'altra parte. Sì, la grafica è... Oh, forse di qua. La grafica è tanto, tanto Adventure Time. Sicura di essere scesa nel posto giusto? No, no, allora, non lo so in realtà se siamo nel corpo di qualcuno. Intanto, Sam più più, no, Sam più e basta, uno solo. Benvenuto, Sam. Grazie mille per aver subato. Ciao, Giada. Buonasera anche a te. Sì, le musiche sono belle. Graficamente bello, tutto bello. La storia è anche bella, anche se stiamo ancora cercando di capire quali siano i dilemmi di Mo. Perché a me sembra una ragazzina che comunque si è rinchiusa nella sua solitudine per paura di soffrire. Cioè, è così perché comunque l'ha spiegato che è così. E sappiamo già che è così. È come se si fosse isolata per paura di stare male, perché comunque vive in questo pianeta dove piano piano le persone stanno morendo. Quindi lei, piuttosto che vedere le persone che ama morire, decide di privarsene totalmente, no? Di vivere sola. Ma no, ma di qua è chiuso però. Dovevo scendere da qui e non dall'altra parte. Sa che la discesa era da questa parte. Ah, ciao, Mr. Watti. No, a me piacciono molto gli indie, quindi ne gioco tanti. Più che altro ci sono sempre delle piccole perle da scoprire. E tante anche di origine italiana. Nell'ultimo periodo mi è capitato di giocare molti giochi italiani davvero belli. No, l'alert di follow lo tengo io disattivo perché spesso e volentieri capitano le persone simpatiche che ti mandano tipo i bot dei follower e ti bloccano totalmente tutto. Quindi ho deciso di toglierlo per quel motivo. Perché poi stai 3 ore a vedere. È una cosa molto fastidiosa. Simpatiche, simpatiche perché poi è una cosa che non serve assolutamente a niente. Quindi non ho mai capito perché. Your grandmother, Miri. What help have they been? No, detto loro lo devo ancora giocare. Whining to your face. Terrorista. Talking behind your back. They secretly want you to fail. Maybe their pleas of concern.
We're driven by ill will all this time. Sì, il follow è sempre problematico come alert perché spesso viene abusato da... Ma è successo anche noi. Anche a noi è successo l'altro ieri, Alesk. O era ieri, non mi ricordo. O ieri o l'altro ieri. E sono arrivate 100, tipo 100 follow così a caso. E abbiamo pensato che fosse qualcuno che stava bottando, perché strano, cioè non c'era nessun raid. Da bannare uno a uno a mano. No, vabbè, ma folle. Ma basta mandare una mail a Twitch. Ma poi li cancellano loro, poi li tolgono loro. Ci pensa Twitch poi, raga. Cioè, i follower, cioè, non... Nel senso, non è... Non, ma a parte che è una statistica che non guarda nessuno, sinceramente. Nessuno guarda la statistica dei follow. Al massimo guardano quante views fai, ma i follower non li guarda nessuno in generale. Sì, è solo una perdita di tempo, non deve bannare uno per uno. Basta semplicemente... Anche perché se li banna non cambia niente. Cioè, rimangono comunque dei follower anche se li banni, Li toglie in automatico Twitch. Ogni tanto fanno dei controlli e fanno pulizia e li tolgono loro. I cap custom... devi cercare sui siti specializzati o sui gruppi. Ci sono gruppi Telegram, gruppi Facebook di persone che fanno le tastiere custom. Devi guardare sui gruppi. No, ma non si sa per quello, perché lo facciano, Alex, non ho mai capito. Molti pensano che siano i siti che sponsorizzano appunto questi boost. Avete presente come la gente che si boosta su Instagram o sui social in generale, e magari lo fa anche su YouTube e lo fa anche su Twitch. Abbiamo pensato che in realtà siano dei servizi proprio che si fanno, fra virgolette, pubblicità, buttandoti dei bot, come dire: oh, guarda, ti piace, compra i miei servizi. Io l'ho pensata così. Secondo me lo fanno per quel motivo lì, per farti bannare da Twitch se non li segnali. Ma va, ma assolutamente no, Diego. Io sai quante volte mi sono dimenticata di avvisare Twitch che mi avevano mandato i bot dei follower. Li tolgono loro in automatico. Ma non vieni bannato per ste cose, anche perché, cioè, non li ho messi io. È uno stronzo che è arrivato, ma ha messo i bot. Non è che, cioè, noi dobbiamo, no? Cioè, non è che noi dobbiamo pagare per gente di merda che fa queste cose. Lo sanno anche loro di Twitch che non siamo noi. Lo sanno benissimo. Sì, basta mandare una mail a Twitch. Ma ti dico, a me è capitato a volte di dimenticarmi di mandarla. E me li hanno tolti tranquillamente loro. Cioè, ci pensano poi loro. Ogni tot tolgono comunque gli account inattivi. Ma infatti, raga, lo sa benissimo Twitch che non è colpa nostra. Non fatevi le paranoie per ste cose. Però, comunque, purtroppo sono cose che succedono. E a parte quello, succede anche che arriva gente a volte con nomi, con nick poco carini, poco simpatici, magari anche con insulti razzisti o peggio, nel nick. Che è il motivo per cui avevo tolto anche il bot del follow che avvisava quando qualcuno followava al tempo. Sì, il venerdì sera faccio retro gaming, Mr. Watti. Senso di questi bot è nessuno. Non ha senso. Mo non ha molta voglia di parlare. Per me nessun senso. Ma anche la gente per dire che si boosta le views, anche quello per me non ha nessun senso. Perché, allora, i follow ancora meno. Ma anche boostarsi le views, tanto poi, cioè, se tu, che ne so, ti boosti 100 persone che ti guardano, che poi non sono vere. A parte che uno lo vede quante sub hai, quindi già dalle sub lo riesci a capire. Cioè, se vedi una persona che fa 200-300 spettatori e poi ha tipo 30-40 sub, ti fai delle domande. Quindi in generale, cioè, è anche inutile. Cioè, non ti porta a crescere, ti rovina e basta. Sì, Twitch se ne accorge. Assolutamente Twitch lo vede quando la gente botta le views. Assolutamente se ne accorge.
perché? Ma ha buttato la pietra che le aveva lasciato sua sorella. Ma perché? Shaco, quanto tempo, ciao! Grazie per i 21, Shaco, e per il tier 2. Ma cosa combini? Sei in ferie? O ci vai? O ci sei già andato? Che combini? Non lo so, lei sta perdendo totalmente la testa. Non ho capito per quale motivo ha buttato la pietra che le ha regalato sua sorella. Ah, sì, Niku? Questa mi mancava. No, no, è la sua coscienza, di sicuro, è la sua coscienza. Balzone epico? Mi spiace, mannaggia, che tu non possa riposare un attimino. Buon lavoro, allora, dai, spero che stia andando bene. Sì, Plague Tale Innocence l'ho giocato, bellissimo. Sto aspettando il secondo capitolo. No, raga, guardate che carina la creatura misteriosa. Non capisco se è stupito per l'aria tossica. Appesantiscono il viaggio. Ma era il regalo di sua sorella. Ciao, Jojo. Buongiorno. No, mi manca Watti. Non lo conosco. Volume alto? Lo abbasso un pochino. Ma allora, quella creaturina in realtà mangiava dei gabbiani, io credo. Sì, Greedfall l'ho anche portato in live. Particolare. Sì, non era male. Ho abbassato adesso il volume. Dovrebbe essere ok. Si mangiava i gabbiani. No, in realtà Boo non c'è mercato sui follower di Twitch. Scrape against her boat. Years of flotsam and jetsam, seeking vengeance to the boats that dare tread around Ardi. Te lo assicuro da content creator, non c'è mercato sui follower di Twitch. Unsure of the future. They planned to flee instead of fighting the poison. But the mist is as deadly on the open sea as it is on land, deceiving countless sailors into steering their vessels back to these shores. Ma non c'è mercato, ma ci credo che tu abbia visto siti di vendita. Il fatto è che solitamente la gente che usufruisce di questi bot per boostarsi, no, anzi senza virgolette, sono proprio bot, per boostarsi i follower su YouTube, Instagram, Twitch, non sa che le aziende se ne strasbattono le balle dei follower che tu hai, perché quando lavori con un'azienda seria, l'azienda, adesso ti spiego, the last of the shipmakers and one of Moore's most bitter rivals, but if she is to sail to Fion, she will need Fenya's notes. Her ever-growing brief. A paper savior of boats, or risk being devoured by the iron shards between here. Non ho capito bene questa cosa. Mi sono un attimo distratta, non ho capito questa cosa. Ottieni la mappa della costruttrice di barche, così potrai navigare tra i detriti intorno a queste isole. Ah, ok, ok, ok. No, meno male che c'era il riassuntino, perché mi ero persa un secondo, non avevo capito. Ti spiego. I follower, le aziende non li guardano, le aziende serie, ti ripeto, perché sì, ci sono aziende magari nuove nel settore che non sanno che effettivamente i follower possono anche essere bussati e che soprattutto non vogliono dire nulla, perché appunto per i follower c'è gente che li botta, c'è anche gente che non li botta, per carità, la maggioranza di noi non li botta, poi c'è una minima percentuale che magari li botta, ma non sono indicativi di nulla. Le aziende, quando ti chiedono i dati per lavorare con te,
vogliono sapere le interazioni, che è una cosa diversa. Quindi anche sotto un video di YouTube vanno poi effettivamente a guardare magari le views che fa quel video, i commenti che fa, i like che fa, il click nei link che tu hai messo in quel video. Non vanno a guardare quanti view, quanti follower hai su YouTube, quello non gli interessa. Stessa cosa su Twitch, le aziende ti chiedono in media quanti spettatori fai, quanti spettatori unici fai, quante persone in chat ci sono. Sono statistiche diverse. Stessa cosa su Instagram. Su Instagram c'è c'è l'interazione. Ve l'ho spiegato più volte come funziona per noi content creator. Quando tu vai nelle analytics, per dire, i follower che tu hai su Instagram possono essere 50.000 come 2 milioni, ma se tu fai 10 commenti a post, verrai pagato un tot. Se tu ne fai molti di più, vieni pagato in percentuale a quelle che sono le tue interazioni, capito? Quindi follower in realtà, come dato, non servono a niente a livello proprio di a livello aziendale, a livello di lavoro. Non servono, non te li guardano, non te li chiedono nemmeno. Le interazioni sono la cosa più importante, che è il motivo per cui persone anche con, ve l'ho spiegato spesso, io ad esempio lavoro moltissimo con Instagram, io ci lavoro tantissimo con Instagram, eppure io ho 50.000 follower, ne ho pochi. E a volte, cioè io comunque lavoro magari più di persone che ne hanno 1-2 milioni. Perché? Perché ho un'interazione altissima. Perché quando io parlo con le persone mi rispondono. Perché c'è effettivamente un dialogo reale dietro, no? Quindi, no, non è un flexer, Gianco, è come funzionano queste cose. Considera che la maggioranza degli influencer ha una media di interazioni che va in percentuale. Adesso non mi ricordo effettivamente qual è la media delle percentuali. Io ho una media altissima. Io ad esempio ho una media che è sopra il 90% dei miei colleghi. Perché cerco di instaurare dei dialoghi effettivamente. Non è solo, ah sì, ti piazzo la foto perché sì. A me piace comunque parlare, come lo faccio qua in streaming. Alla fine lo faccio anche su Instagram, nelle stories. Non è che condivido le stories, cioè perché, che ne so, ah aspetta, adesso devo far vedere sto prodotto. Allora, un conto se è un lavoro pagato, ma io il 99% delle stories sono tutto, oh raga, guardate che figata sta roba, oh, ho successo questo, oppure, oh, sono triste perché è successo questo. Quindi c'è, cioè, la differenza è proprio instaurare dei rapporti, dei dialoghi reali rispetto a semplicemente postare perché sì. E quindi anche in base a quello poi hai delle interazioni. Ma non è un lavoraccio, Forge Lord, a me piace molto. E questo è solo per farvi capire, non guardate il numerino, perché il numerino non è indice di nulla. Cioè, a volte si dice che noi spesso vogliamo valutati solo in base ai numeri. Vi assicuro che non è così, non è così. Perché altrimenti io non dovrei lavorare per un cacchio. Perché sono piccolina, e invece lavoro un sacco. Perché la gente, le aziende non guardano solo i numeri. Allora, andiamo di qua. Anch'io, Forge Lord. No, ma io se sto parlando mi devo fermare. Non sono in grado di fare due cose contemporaneamente. Non sono assolutamente in grado. Questo submarino non ha mai lasciato le docks. The owner's son and wife had succumbed to the blight before they could even pack their bags, and the owner found no strength to move on in her heart. È molto carina questa qua. Guarda, mi ci sto trovando davvero bene. Ottima sedia. Bravo, Mario. Insomma, il profilo social non è importante quanto è grande, ma come lo usi. Bravo. Esattamente. Non è importante la grandezza, ma come lo usi. No, non lo so, Ergianco, quelle sono cose che decidono le agenzie. Io alzo le mani, non so nulla. When people still cared about wealth.
Esistono le agenzie proprio per questo motivo qua, ci sono i manager per questo motivo qua. Personalmente io non mi so dare un valore, non lo so. E il valore che mi darei è sicuramente sempre troppo basso rispetto a quello che magari poi mi dà un'azienda. Quindi si lavora con le aziende per questo motivo. Perché secondo me è anche giusto che siano altri a valutare il tuo operato e a giudicare quanto può valere proprio a livello marketing il tuo lavoro. Secondo me personalmente non siamo in grado di valutare il nostro lavoro. Serve un parere diverso dal tuo. Nessuna allusione sessuale. Figurati, Saradin. Mi fa piacere spiegarvi un pochino anche come funziona questo mondo, perché il lavoro del content creator è ancora un lavoro molto nuovo e tante persone non sanno come funziona. She is preparing for your failure. The jealous roach is counting on it. Imagine your family lost in the mist on this useless piece of junk. Questa voce della coscienza è veramente negativa, non la sopporto. Certo che uno streamer può stare senza manager, però deve imparare a valutarsi da solo e a vendersi da solo alle aziende, non è facile. Io non ce la farei mai, io non sono capace, ad esempio. So effettivamente fare poi il lavoro all'atto pratico, però non mi so dare un valore. Nowhere Zero, grazie per i 10. Buona domenica a tutti e come sempre grazie Kuro per la tua costante e piacevole compagnia. È un piacere star con voi, Nowhere Zero. Anche a te buona domenica e grazie per la risub. Sì, beh, certo, ci vuole pazienza, Watti, assolutamente. La pazienza è la chiave di questo lavoro. La pazienza e la persistenza sono le due caratteristiche più importanti. E poi bisogna anche capire come funziona. Si imparano tante cose. Dipende che tipo di content creator fai. Se lo fai su Twitch devi saperne comunque un po' di tecnologia, devi saper comunque mettere le mani su un PC, devi saper gestire un programma di streaming, devi sapere come settare microfoni, videocamere. Sono cose che piano piano impari, devi sapere come editare magari un video, devi sapere come creare dei contenuti visivi che possono essere delle copertine o... cioè. Diciamo che c'è tutta la parte poi dietro di realizzazione che obiettivamente non si vede, ma c'è. Devi imparare a gestire i social, appunto. Devi imparare a capire magari quanti hashtag devi mettere su Instagram piuttosto che su TikTok, che tag usare su YouTube per fare in modo che i tuoi video vengano visualizzati spesso dalle persone, perché ci sono magari dei tag che vengono utilizzati spesso e altri che vengono utilizzati meno, quindi anche capire quali usare. Ho imparato con la pratica, Double. Sono cose che impari piano piano nel corso degli anni. No, tutto a posto, Dario. Tutto ok. Devi saper fare un po' di tutto. E soprattutto devi avere pazienza, perché se ti salta qualcosa mentre sei live non devi impazzire, devi capire subito come risolverla. Lo so, Mr. Watti, la cosa dei tag è la cosa più tricky in assoluto, proprio perché... cambiano di continuo gli algoritmi delle piattaforme e Zio Banano sono segreti, non si sanno, perché YouTube non condivide effettivamente quando cambia gli algoritmi, Instagram non lo fa, TikTok nemmeno, quindi cioè devi capire tu con test su test come cambiano gli algoritmi. Ma un corso online a pagamento non ti basta, Ricciacapelli, secondo me questo tipo di lavoro qui va imparato con la pratica. Cioè, piano piano impari a fare le cose che ti servono. Ci vuole tempo e pazienza. Motore costruito da Fenia, rudimentale. Sì, ma è molto variabile, certo. Che poi, ripeto, dipende da che tipo di content creator vuoi fare. Per dire, io non potrei mai fare la content creator, non so, che si dedica ai vestiti, perché ci capisco una fava e mi vesto ancora allo stesso modo da quando avevo 14 anni, quindi quella è una cosa che probabilmente non potrei mai fare. Anzi, uno dei miei sogni proibiti è che prima o poi io riesca a trovare uno stylist come
quello di Erraton o come quello di alcuni miei colleghi che hanno lo stylist che gli dice: allora, secondo me saresti bene con questo, con questo, con questo. È il mio sogno proibito avere uno stylist prima o poi che mi dice come vestirmi. Così smetto di mettermi le tute. Se decidi di affrontare Fenia, non potrai più tornare indietro. Te la senti di entrare? Certo, ci può essere un canale Twitch sulla moda. Ah, dici a me? No, vabbè, io non potrei mai. Non so, Watti, sai, non ne ho idea. La cucina rifornita per un lungo viaggio. Non saresti più te stessa? Non credo sarebbe un passo avanti per qualcuno perdere la propria personalità? Bah, oddio, in realtà no, non proprio, perché tra virgolette la mia immagine da content creator è costruita sul non avere una personalità in fatto di vestiario. Io metto quello che capita, cioè non ho veramente uno stile di vestiario, non sono capace a vestirmi. Quindi a me piacerebbe in realtà una persona che magari mi guarda, mi studia e mi dice: ok, per la tipologia di fisico che hai e per quello che ti piace, secondo me saresti bene con questo, questo e questo. Anche perché guarda che uno stylist, me l'ha insegnato Manuelito questo, non è che ti cambia la personalità, asseconda la tua personalità, che è una cosa molto diversa. Cioè, lui ti chiede che cosa ti piace, con cosa sei comodo, con che colori magari ti piacciono, che tipologie di marche ti piacciono. E quindi riesce magari a crearti magari dei completini che ti stanno effettivamente bene, ti valorizzano in base al tuo stile. Quindi uno stylist bravo non ti snatura, al contrario, ti esalta, è diverso. No, che non mi butta le magliette di Monkey, se no buttiamo lo stylist. C'è Dada che ride in cucina per lo stylist. Oh, è il mio sogno proibito, raga. Lo stylist di Manuelito è un mio amico del liceo. Quando l'ho scoperto, boom, è un grande Sifu. È bravissimo Sifu. La nonna dovrebbe dormire qui. Tutto è pronto per andarsene. Quanto costa? Ne troviamo uno. Non ne ho assolutamente idea. Purtroppo non ho contatti con nessuna stylist o nessuno stylist, quindi boh, non ho nemmeno idea del loro preziario. Fenia ignores her, but Moore's fury demands attention. This is your grand plan? Flee? Penso di sì, like every single coward before you. Ma Manuelito conosce il suo stylist. Purtroppo sì, Fenia has heard it all before. The accusations of envy and sabotage. How the Ark's mere existence is an insult to Moore. But she won't respond. Not anymore. She just does what she can. Quindi non si parlano. Moore can't have the map for herself. How would Fenia guide the Ark to safe waters without it? Fenia gathers all the composure she can. Tipo la copiamo la mappa? Response. Your arrogance is clouding your judgment, bearer of the Omni Switch. Scorn and worry are woven into every word of Fenia's accusations. Saving this world is too big a task. Even for you, this Ark is your family's only chance. Go home. Be with them. Prepare to leave. Beh, però ha costruito una gran bella arca. No, ragazzi, Mo si sta... Non mi piace come si sta evolvendo il personaggio di Mo, per niente! Ma l'ha picchiata con l'omnichiave!
Grazie al piffero. Ti sei comportata male, non meriti la tecnologia dei giganti. Come ora puoi prendere ciò di cui hai bisogno? Così? Io non approvo. Ha preso il taccuino. La mappa all'interno fornisce un percorso sicuro verso l'isola di Farion. Non capisco perché Mo si comporti in questo modo. Sta diventando una persona orribile. No, non lo ha fatto per il suo bene. Non funziona più la omnichiave. Come facciamo adesso? Ah, è un bel casino. Ciao, polpa di pomodoro. Benvenuto. O benvenuta. No, non era la sorella. Credo fosse la zia, tipo. Possiamo riparare l'omnichiave adesso? No, no, aveva già iniziato a cambiare Devil prima di incontrare il gigante identico a lei. Aveva già cambiato prima. Cioè, era già cambiata prima. Spacca. Credo che dovremmo arrivare alla fine per capire effettivamente che cosa la affligge. Può essere. Sì, sta cambiando sempre di più. Sì, a volte non ragiona. Si comporta semplicemente male. Esatto, credevo che quando c'è stato quel momento con la nonna fosse effettivamente tornata in sé, come dici tu. Però evidentemente non è così. Già il modo come in cui si era comportata con Miri non mi era piaciuto, con la sorella, che poverina era solo preoccupata per lei. No, non credo che siano le particelle che la stanno cambiando. Fion è supposed to be here. But it's just scraps and junk. This map is useless. That roach is useless. Cioè, la chiama Scarafaggio, Roach. Cioè, anzi, Roach è ronzino, come il cavallo di Geralt, Roach. Sarebbe quella mentecatta, tipo, quella ronzina, quella... inutile. C'è una balena morta. It is sunk too deep to be reached. This whole rotten island is against you. And you deserve it. Afla is already gone. And you know it. Pensa che Afla sia morto, il gigante. Cin ci incontra. Sì, Roach è anche Scarafaggio, però è anche un modo per dire ronzino. Da quello che ho capito, cioè credo sia una parola con più significati.
Sì, beh, ma questa tipologia di gioco è più da binari. Non è un'avventura scelta multipla. Perché ha questa musica super creepy? Voglio proprio capire come farà a riparare i depuratori, gli ultimi che mancano, con l'omnichiave rotta. You really think you will find something here? Do you even know where you are? Ah sì? Per via di un pesce? Ah, ho sempre creduto che Roach volesse dire ronzino. Perché so che Geralt chiamava tutti i suoi cavalli Roach. Ricordo che lo specificava nel libro. In uno dei libri. C'è un pesce alato disegnato su quella lamiera. Ci sono dei progetti. Ma di chi era questa nave? Ti stai distraendo di nuovo? Oddio, ma sembra la testa di una balena. Ciao Durlak! Mi sa che questo è il mesiversario, però visto che finalmente ho un cellulare con cui posso usare l'app Twitch, lo condivido per far sapere che sono vivo e sempre mezzo lurcherino e mezzo chat, pure dal lavoro. Grazie Durlak! Sì, beh, sarà il mesiversario, però il 22esimo lo festeggiamo lo stesso. Grazie Durlak! Bentornato e buon lavoro, mannaggia. Mi spiace che tu debba lavorare anche di domenica. Li hai già delusi. È troppo tardi. Ah, questa è una scala. No, di qua non si va. No, aspetta, per forza di qua. Devo scendere, ecco. They're right to hate you. In the end, everybody will leave you. And you know why. In the end, what have you done to deserve their gratitude? Nothing. Pretender. Fraud. Child. Non capisco, cioè... Lei pensa male di se stessa e quindi per questo si comporta male? No, come da giustificare quello che... che lei crede? Oh no... Sa che stiamo per farci un altro bel viaggio tossico. Decisamente. Sì. Viaggio toxic. Sono molto confusa. Sì, la moto sì, l'ho guidata. Ma è una balena trafitta. Useless. Might as well end the charade now. And throw yourself into the sea. Ha veramente dei pensieri distruttivi.
ti ho richiesto cuore. A te ansia sto cuore. Dici? Peso delle responsabilità, Mabel? Cioè, ci stiamo arrampicando su cumuli di balene morte. E un polpo. Quello è un polpo. Quel sole non sta bene. Un sole con degli evidenti problemi. Manca l'energia. L'ultimo dei giganti. Sembra essere effettivamente morto. Dalla pelle d'oca. Si è lasciata andare alla disperazione. Ehi, questa è la creaturina, il tipino bellino. L'isola di Ganen. Oh, l'ha salvata! C'è anche l'aurora boreale. Moor drifts ashore onto a patch of land so small it was named by a child. Who named this quiet, empty place Ganen? It was home to some birds and a cold wilderness. But for Moor, it housed a drowning sorrow. Quindi conosce già questo posto. No, per me no, Kiriram. Buon pomeriggio. Cosa nell'occhio? No, non ne ho fatto un video in proposito proprio perché mi dà noia pubblicizzarlo, bless. Andatevi a leggere un po' di recensioni di Steam e capirete perché la valutazione dei player è così negativa. Purtroppo Bless Unleashed è figlio di Bless, un grosso scam dell'industria videoludica degli MMORPG di qualche anno fa, 3 anni fa circa. E sono stata scammata anch'io.
tra tutte quelle persone, quindi non ho intenzione di fargli pubblicità neanche facendogli un video parlandone male. The tumultuous waters of her emotions grow rougher with every step she takes, as she bears the weight of everyone's lives upon her shoulders. Più che altro perché è un titolo free to play, quindi preferisco che la gente si faccia un'idea da sola di quanto fa cagare quel gioco. È free to play, tanto lo potete provare. Loves has fought so hard for crumble in front of her eyes, all because of something she did. E sappiate che il problema grosso non è nemmeno il gioco in sé, che comunque non è all'altezza, ma la casa che c'è dietro. Il marketing che c'è dietro. Nagatoro no. Sì, è ancora una ferita aperta, Kiriram. Sono ancora 70 euro di deluxe che mi sono stati scammati. Oh no. Adesso si dispera. There is nothing we can do but to see ourselves for what we are. Nothing left but to finally let go of our broken dreams and our lost hopes. None of us can stand in isolation and carry the world on their shoulders. None of us must bear everything by themselves. Sì, l'isolazione non l'ha portato bene. No, non mi sono stati restituiti né a me né a tutte le persone che hanno effettivamente acquistato il primo bless. Li hanno usati per farci bless unleashed. No, oh, poverino quel cucciolo. Sì, ti fa capire che... Esatto, Stig, che non si può stare troppo da soli. Perché poi l'isolamento ti porta ad avere pensieri distruttivi. No one is an island. A meno che tu non sia un monaco buddista. E allora lì è un po' diverso. Essere troppo isolati non va mai bene. Certo, dipende dalla circostanza. Gli esseri umani sono animali sociali. Hanno bisogno di altri esseri umani. Per quanto ci si possa raccontare che non è vero, non è così. Siamo animali sociali. E stare da soli e sentirsi soli sono due cose incredibilmente diverse. Per rispondere, ecco, alla tua domanda, Boo. Stare soli e sentirsi soli sono due cose molto, molto, molto diverse. Perché in quel caso sei da solo, non ti senti solo, Mr. Watty. Io ho mille passioni solitarie, perché mi piace leggere i fumetti, i libri, i manga, mi piace guardare gli anime, mi piace giocare ai videogiochi. Ecco, giocare ai videogiochi è sicuramente la passione più sociale che ho, perché la condivido con altre persone. Però le altre mie passioni sono molto solitarie. Eppure a me piace farle, e non mi sento sola quando le pratico. Ma come dicevo prima, c'è differenza. Io vedi, io al contrario, Felix. Io non esco tantissimo. Esco solo con pochi amici. E lo faccio solo in determinate occasioni. Eppure quando lo faccio sono molto contenta. Mi fa mega piacere stare con loro. Eppure mi piace molto anche stare da sola. Ma non mi isolo.
ti fa venire l'ansia perché sai che devi distrarti per non sentirti solo? No, non la penso così. Cioè, vivere una passione non è distrarsi. Cioè, io quando mi metto a leggere un libro è perché mi piace leggere il libro, non perché non voglio sentirmi sola. Mi piace leggere quel libro. Oddio! Te la senti di porre rimedio a tutto? Sì! More Cioè, che leaves that domande call sono? behind the hills for the Certo! birds. C'è lo zio! No, io non sono d'accordo, Boatti. Per me non è una distrazione alla solitudine. The spores are creeping in again, no matter how hard they struggle. Safan and his brothers simply cannot stem the tide any longer. Afla gone and underbroken. Centuries of labor taking their toll. She knows what must be done. Vai da Safan. Il cucciolo che ci ha salvato? Dov'è ora? Wow, l'isola è mutata. Guardate il fungo che ha preso possesso della balena. Vi ricordate, quella è la balena che all'inizio gioco stava venendo divorata dai gabbiani? Il fungo ne ha preso possesso. No, non sono sul punto di piangere. Per me non esiste essere sul punto di piangere. O non piango o piango. Cioè, non c'è una via di mezzo. Fungo era il vero eroe. Sentite che bella questa musica. Questo non posso attivarlo e Safan non c'è. Dov'è Safan? C'è Safan. Non so come fare senza la bacchetta, effettivamente. Buona serata, Midirk. Ancora buona domenica. Ah, no, aspetta, di qua. Cioè, siamo tornati praticamente all'isola iniziale, alla sua tana. No, no, ma io ci credo fortissimo. Il problema è che ho paura che senza il quarto gigante non so cosa potremo fare. Come liberalo?
come faremo senza i giganti? Moriremo. Morto. Ma perché? E senza depuratori? E mo' il fungo prende di nuovo sopravvento. Oddio, quella creatura era ancora viva. Eh? No, aspetta! Ma come? Non capisco! Cioè, guarda, sta tornando la tossicità dappertutto. No, aspetta, ci deve essere qualcosa nella ending scene che non abbiamo capito. Ha lasciato perdere. I giganti sono morti. Hai liberato tutti dalla sofferenza? Ma sono morti tutti. No, aspetta, ci sarà qualcosa. Qui è dove viveva sua sorella Miri. Adesso è tutto tossico. Hai liberato tutti dall'agonia? Ma sono morti tutti! Cioè, sono tutti liberi dall'agonia, ma morti! Ma scusa, mi era venuto lo zio a prendermi, a dirmi che potevo aggiustare tutto! Sì, e sul gigante sta crescendo il fungo. È il fungo che ha preso possesso del gigante, il fungo che libera le spore. Ciao Delphan, grazie per il raid, benvenuto. Non lo so se ci sono finali diversi, forse capiremo. Ho bisogno di speculare un attimo su questo finale. Allora, i giganti sembrano in pace. Ma non è una rinascita, sono morti. E lei non si è riappacificata con Miri. Cioè, non si è riappacificata con la sorella. Non si è riappacificata con la zia. La nonna morirà da sola su quell'isola. Cioè, vai deprimente al massimo. Sì, sono sicura che il fungo fosse il male. Eh sì, ha ucciso tutte le creature. Secondo te il significato di questo gioco era che portare avanti qualcosa solo per inerzia e senso del dovere crea solo sofferenza intorno a te. E che a volte forse è meglio lasciare andare le cose come devono e lasciare spazio a qualcosa di nuovo. Forse è così come dici. Che lei andava avanti solo perché era il suo compito. Ed effettivamente non le interessava più di tanto salvare il mondo, dato che non aveva contatti con altri esseri umani. Perché comunque si era isolata. Però
Esatto, Stig, sono confusissima. Vediamo, dai, magari adesso c'è un finale che ci chiarisce qualcosa. Quando sei afflitta dalla sindrome del comando devi lasciar cadere quei pesi e accettarli. E accettare che non puoi fare tutto da sola e accettare il dolore e la fatica. Ma mi sembra... Boh, non lo so, cioè proprio... Lasciare andare così? Aspè. Sapevo che c'era la scena finale, non poteva essere finito così. Baldr, grazie per i 47, bentornato. Ma è con Miri, sull'arca. Quindi alla fine è partita sull'arca. Sì, stava rimandando l'inevitabile. Allora in quel senso, cioè ha lasciato andare i giganti ed è tornata dalla sua famiglia sull'arca. Oddio, mi sento molto meglio. Ok, ora ha senso. Sì. Ha lasciato andare tutto e... No, credo ci sia anche la nonna. C'è anche Fridolin, il pollo. C'è anche piccolo Fridolin. Si è riappacificata con la sorella, sono partite insieme. Quindi di conseguenza si è riappacificata anche con la zia. No, cioè, mi ha spezzato il cuore per un attimo. Cioè, c'ero rimasta molto male. Dicevo, ma no, ma com'è possibile che finisca così? Non aveva senso. Adesso sì, ci sta. Non sono tante ore di gioco. Ma te lo dico quante ne ho fatte. Non tantissime. Comunque è molto bello. Ho fatto 5,8 ore. La nonna, penso proprio che l'abbiamo portata alla fine sulla barca con noi. Sì, c'era sicuramente anche la nonna. Perché tanto sì, allora, il fungo stava prendendo il sopravvento e stava distruggendo e uccidendo tutte le creature dell'isola. Probabilmente lei, come dicevate prima, stava solo cercando di rimandare l'inevitabile. Cioè, prima o poi sarebbe successo. Anch'io sarei rimasta molto male se fosse morto Fridolin.